Ciao ragazzi, oggi vi faccio vedere un po' di nuove collezioni della NYX. Innanzitutto vi faccio vedere la Love You So Mochi, di cui sono usciti, se non mi sbaglio, sono solo tre pezzi. Intanto la palette ombretti, che è questa, e le due palette illuminanti, e questa, se non mi sbaglio, è la completa Love You So Mochi. Però oltre a queste sono uscite tante altre cose nuove. Allora, io innanzitutto vi dico che ho preso tutto il negozio di Arese, perché ormai è quello più vicino, quindi ben venga, se no devo andare a Milano. E oltre a questo sono uscite, diciamo, tante altre cose. Io non ho preso tutto perché, diciamo, non avevo tanto tempo, quindi ho preso quello che mi interessava di più, tra cui la Love You So Mochi, di cui ho visto veramente un sacco di trucchi, un sacco di colori. Allora, questa è la palette ombretti, c'è questa con i colori e c'è quella tutta nude con i marroni, eccetera, che ovviamente io non andrò mai a prendere. E costa $19,90. Anche queste, ognuna $19,90. Palette illuminanti, diciamo, a me fa ridere il fatto che una palette così $19,90 e queste $19,90. Queste dovrebbero costare di meno, invece non è così, perché fin quando sono solo tre colori. Oppure magari avrei preferito una intera con poi tutte e tre, cioè con tutte e sei colori, a $19,90. Allora, comunque, partiamo con questa. Allora, i colori sono tutti 24 mesi dall'apertura. E sono allora, questa palette si chiama Electric Pastel. Questo è come sono divisi i colori. Allora, i colori 1, 2, 5, 7, 8 e 9 sono ombretti. Quindi 1, 2, 5, 7 e 9 sono ombretti, gli altri invece sono pigmenti pressati. E quindi, allora, 1, 2, 5, 7, 8 e 9, quindi 1, 2, 5, 7, 8 e 9 sono ombretti, quindi si possono mettere sugli occhi, così come dice. Invece gli altri, che non sono ombretti ma pigmenti pressati, sugli occhi no, ma tanto alla fine lo famo lo stesso. Allora, 24 mesi dall'apertura, che altro vi posso dire? Niente, proviamo subito. Allora, questi sono gli ombretti. Questo è quello grigio, rosa, fucsia, questo è l'arancione, questo è l'azzurro, questo è l'altro, diciamo, arancio marrone, questo invece è quello verde, questo è quello giallo, questo invece è il grigio, è un altro grigio, e questo è l'ultimo, diciamo, rosa. Allora, mi piacciono un sacco perché, come potete vedere, sono molto brillanti. Scrivono che è una meraviglia, quindi e vai. Mi piacciono un sacco i colori. I primi due sono di una brillantezza esagerata, ma pure gli altri devo dire che sono veramente... Allora, sono tutti i colori che piacciono a me. Innanzitutto scrivono abbastanza, veramente scrivono bene, quindi ci posso far di tutto.
Poi adesso passiamo alle due palette illuminanti. Iniziamo con la più chiara, che si chiama Arcade Glam. Allora, gli ingredienti ve li ho fatti già vedere, e poi sono 24 mesi dall'apertura e una palette illuminante, su questo non avevamo dubbi. Adesso vediamo, diciamo, se è illuminante come dico io. Allora, mi piacciono perché sono veramente brillanti. Leggermente, leggermente questo, cioè questo ha un effetto olografico, ma leggero. È difficile vederlo, leggero però. Gli altri, io l'effetto olografico. Ah sì. No, è vero, si vede anche negli altri, solo che questo si nota prima. Gli altri invece man mano si vede. Però questo si nota di più. Mi piace, mi piace. E adesso facciamo la palette più scura. Questa si chiama Little Life. Sono anche lei, questi sono gli ingredienti, sono anche lei 24 mesi dall'apertura, sempre 19,90, sia la palette ombretti sia le due palette, sia queste due palette illuminanti, cada una 19,90. E questi sono i colori, anche loro molto belli. Questo qua, diciamo che la palette qua, come vedete, si è già morta. È bastato avere il dito leggermente umido, diciamo, e si è già frantumata. Quindi ok, però questo non è che tanto mi piace per un prodotto. Comunque, vabbè, ormai è andata, vorrà dire che la ricompreremo. Vabbè, adesso finisco prima di usarlo un bel po', poi dopo la riprendiamo. Perché tanto comunque la cosa bella della NYX è che la roba che appena esce rimane lì per un bel po'. Diciamo, sostituisce roba vecchia, però loro non hanno limited edition, magari collezioni. Vabbè, non è che si può parlare tanto, tanto di collezione, però magari dei prodotti che non vengono più, vengono messi in ribasso anche durante l'anno, in modo che così la gente li compra, si finiscono e poi dopo non vengono riassortiti. Quindi diciamo escono fuori produzione come la Essence, però la Essence ha delle limited edition. Qui limited edition diciamo che ci sono state solamente per quanto riguarda, diciamo, il periodo natalizio, ma poi diciamo durante l'anno limited edition non ce ne sono. Poi altre due cose che ho preso sono queste. Ho preso solo questi due perché gli altri marroni non mi interessavano, oppure erano troppo chiari. I Powder Puff Lippi, che in pratica sono gli ombretti, sì, ombretti, scusate, rossetti con la spugna, così come quelli che aveva fatto il Sephora. Sono 12 ml di prodotto, sono 18 mesi dall'apertura e questi sono gli ingredienti. Allora, io ho preso questo, vediamo un po' che numero è. Group Love. È lo 03 Group Love. E in pratica questo è come dovrebbe venire.
Perché non riesco ad aprirlo oggi? Boh. Ah sì, forse perché questo è l'unico a cui non ho tirato la linguetta per aprirlo. Vabbè. Adesso lo apriamo subito con la forbicina. Buttiamo via la scatola. Perché così non ho poi tanta roba. Allora, e questo è il primo. Allora, adesso è bianco, bisogna un attimino spingere. Allora, spingete e piano piano vedete si colora. E poi piano piano si colora anche questo. Spingete ancora un po' di più e questo è il colore. E questo è il colore. A me piace abbastanza. È un colore matte. Allora, è un po' oleoso, devo essere sincera. Però si asciuga subito. Allora, si asciuga subito, ok. Però comunque quell'olio lo lascio ancora, quindi almeno penso che debba essere anche una cosa buona, perché comunque non inaridisce. Allora, i matte, diciamo, sono rossetti belli, però inaridiscono anche le labbra, perché comunque non lasciano quel po' di umidiccio che comunque serve per fare in modo che il labbro non si secca. Questo invece l'olio comunque rimane, perché lo sento. Non è una cosa, però si sente. E adesso passiamo alla... L'altro è questo rosa, che è lo 05. Teenage Dream. Anche qui dobbiamo un attimino spingere e poi sfregare. Aspettate un attimino, ecco, adesso inizia. E questo è il colore. E questo è il colore. Mi piace di più quello rosso, però anche questo non mi dispiace. Ha le stesse caratteristiche di quello rosso. Sono rossetti matte. Allora, la prima passata non abbondate. Perché siccome lascia questo strato oleoso, aspettate un attimo. Dopo qualche minuto, perlomeno 3 minuti, allora poi dopo potete fare una seconda passata se volete un colore più pieno. Allora, vediamo un po' quanto costano i powder puff. 9,90 ciascuno. Perché questa volta lo scontrino ce l'ho. Poi passiamo ad altre novità. Allora, sono usciti pure i super cliché, come si dice, non lo so. Sono rossetti matte, sono nuovi rossetti matte, 18 mesi dall'apertura, 1,5 grammi di prodotto. Allora, il colore è il colore del rossetto, in pratica quello che vedete. Questo si chiama... Vediamo un po' se riesco a farlo vedere. Mi sa di no. Chain Reaction. E lo 06 Chain Reaction. E questi sono gli ingredienti. Purtroppo è un made in Cina. Allora, schiacciate questo. Così esce.
E questi sono i matte. Allora, questo è un matte, però diciamo lo sento sì secco, però non tanto che secchi le labbra, quindi diciamo che può andare. Perché di solito i matte comunque seccano. Sono usciti Strictly Vinyl, rossetti vinili. Questi sono gloss. Io ho preso lo 01 Night Walker. Questo è il colore del rossetto. Made in Cina anche lui, 18 mesi dall'apertura, 3,3 ml. Gli ingredienti non li vedo, va bene. Strano che non ci abbiano messo gli ingredienti. Lo scovolino è questo, come vedete, un po' storto. Saranno pure gloss. Lo scrivono, ammazza. Adesso lo provo. È un viola molto scuro, un viola marrone. Ma diciamo, questo è il colore che mi piaceva di più. Poi comunque ne sono usciti tanti. Vediamo un po' quanto costa i vinil. Questi costano 7,90. Sono usciti altri colori, non tanti, però sono usciti altri colori. Io per ora diciamo che ho preso solo questo perché per me la collezione più importante era la Love You So Much. Poi ho visto altra roba, diciamo, ho guardato, però non li ho provati tutti, devo essere sincera. Poi. Sono usciti pure i soft matte metallic, quindi rossetti metallici però semi matte. Io per ora ho preso solo questo che è lo 07 e si chiama Manila. Questi che vedete scorrere sono gli ingredienti. Sono 12 mesi dall'apertura. Non riesco a vedere però quanti ml sono. Ah, 6,7 ml. Molto bello. Non so voi, io l'effetto metallico non lo vedo. Voi lo vedete l'effetto metallico? Io però allora il colore mi piace. Molto comodo. Molto comodo come rossetto. Perché è comodo? Allora, è un semi matte. Però diciamo, quando lo stesi era tipo come se fosse una crema. Si è asciugato, ha lasciato diciamo tipo quello strato di burro, però diciamo non è come questo che ti lascia quello strato oleoso che si sente, non dà fastidio però si sente. Qua si sente leggero leggero quello strato di burro che fa in modo che le labbra come se sembrano velluto. Diciamo, è una sensazione molto comoda. Quindi questo diciamo mi piace più di questo come sensazione diciamo di comodità, diciamo.
Poi veniamo ai pezzi principali per quanto riguarda i rossetti, che sono i duochromatic. Questo è un nuovo tipo di rossetto, precisamente sono gloss metallici, effetto cromato, sono 2,4 grammi di prodotto, sono 24 mesi dall'apertura. Questo è il numero 10, si chiama Spring It On, sempre che se riesco a farvelo vedere, sì, questi sono gli ingredienti. Vedete, è leggermente colorato. Se volete un effetto più luminoso, le mettete da soli, se no le potete mettere anche su un rossetto, che ne so, avete un rossetto troppo scuro che non vi piace, ci schiaffate su un po' di questo e siete a posto. Allora, sembrano come i lip strobe dell'altra marca che non mi ricordo. Ah sì, i lip strobe della Huda Beauty, solo che questi, diciamo, hanno un po' meno colore, hanno più brillantini però meno colore. Diciamo gli altri. Poi questo invece è quello lilla ed è lo 06, si chiama Gypsy Dream. Questa è una figata unica. Io vedo più l'effetto metallo su questi. Mi piace molto questo. Mazza se mi piace. Non sono confortevoli come gli altri, però il colore è veramente bello. Mi piace un sacco. Mi piace più di quello che vi ho fatto vedere per primo. Allora, poi il prossimo. È lo 03 Cocktail Party, si chiama. Questo non mi ispira tanto come l'altro. No. 07 dei club, questo qua è quello. È quello azzurro. Questo è un po' di problemi a stenderlo. Questo non mi piace. Come si stende proprio non mi piace questo. Ok, che io sto lavorando senza specchio, mi va solo sulla telecamera, però
non va bene. Poi l'uno booming, questo è un rosa. Che figata, che figata. Cambia colore. Cambia colore, bellissimo. Bellissimo, fa giallo rosa bianco, bellissimo. Sulle labbra non si vede, però a me piace un casino. Mi piace un casino. Questo, se siete amanti della discoteca, va benissimo. Io no, però mi piacciono i colori così. Poi, due. Crushing It, questo qua è il bianco, è un bianco però con delle bellissime sfumature rosa, forse io non riesco a farvelo vedere bene, però bello 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 bello, questo è molto olografico. Mette sulle labbra, sembra rosa. Questo per me è uno dei pezzi migliori. Oh yes. Poi questo verde, spero che non sia come l'azzurro. Questo è il 9 Foam Party. Questo è il colore. Mi piace. Poi l'ultimo colore, 8, Venue Normal. Questo è un altro rosa. Anche lui da sfumatore. Io non riesco a farvelo vedere, però vedo anche sfumature di verde. Mi piace anche questo. Illumina le labbra, che è un piacere. E questi sono gli ultimi acquisti NYX Makeup. E sono anche le novità.
che sono, diciamo, io l'ho trovato in negozio dal 5, però diciamo dal 5 dovevano uscire, io invece il 6 le ho prese il giorno della Befana. Ho trovato ad Arese un sacco di gente che non vi dico, che addirittura una signora: signora, lei con la macchina, sì, se ne sta andando, sì, la seguo, così le prendo il posto. E non vi dico, i saldi, da quando iniziano i saldi proprio, là c'è da morire. E però vabbè, io comunque mi interessava solo la NYX, She Can Scent e basta, quindi diciamo queste due cose ho visto e basta, poi comunque sabato prossimo facciamo un'altra capatina. Oh yes. Vediamo che altro c'è. Tanto quello che mi interessava è già stato preso. Cioè, nel senso che l'ho preso prima. E con questo vi saluto, ciao a tutti.